Benvenuti nel mio primo vlogmas. Raccontarvi ciò che ho fatto fino adesso. Volevo ringraziare tantissimo Ilaria, che è una mia fanpage, ti giuro ti amo, ti voglio troppo bene, che mi ha fatto la intro che avete visto poco fa, che userò per tutti i vlogmas, e parliamone, è stupenda, è veramente bellissima. Poi ci siete tutte voi perché vi ho chiesto di mandarmi su Instagram delle vostre foto a tema natalizio e cioè stupenda, 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 la adoro. Invece per quanto riguarda ciò che ho fatto stamattina, perché sono già circa le 11.45, mi sono svegliata presto alle 7.30 perché alle 8.20 avevo già la prima lezione, ho fatto storia e economia e tra poco, tra mezz'oretta, ho matematica, però devo interrogare, io sono già stata interrogata per fortuna, quindi niente, dovrò solo ascoltare. Adesso vi porterò con me a preparare il pranzo e poi mangeremo tutti insieme perché è quasi mezzogiorno e il mio stomachino ha fame. Guardate qua chi c'è. Ma ciao, ha fame pure lei. Però hai già mangiato tanto, hai già mangiato tutto. Io non ti posso dare più niente, amore. Comunque solo io quando parlo con i miei animali faccio le vocine. Tutto amore. Perché se sono l'unica mi sento un po' stupida. Però non penso, dai, di essere l'unica. Un vero trillì. È lì che aspetta la pappa, ma ha già mangiato tantissimo, tantissimo. Io snobbata. Comunque ho scoperto che mia mamma mi aveva già fatto il risotto, quindi ho dovuto solo scaldarlo. Quindi ci ho messo 2 minuti. E niente, adesso mangio. Buon appetito a tutti. Comunque ho appena finito lezione, è 1:30. E adesso mi truccherò con tutti i miei trucchi, con questo beauty tutto spariccicoso. E poi mi cambierò, ovviamente, perché sono ancora in carattiera in tuta. E farò dei TikTok e un po' di storie con voi su Instagram, così parliamo un pochettino, così ci facciamo un po' compagnia. E niente, adesso mi trucco. Anche se poi in realtà mi dovrò ristruccare, perché poi vedrete, devo fare una cosa con Giada. Quindi dopo mi andrò con Giada. E niente, quindi mi trucco un po' per niente. Cioè, devo fare dei TikTok, però tra un'oretta mi ristruccherò un'altra volta. Però vabbè, tanto non ho niente da fare, quindi adesso mi trucco. Comunque mi sono truccata e ho fatto un danno col mascara, ovviamente, perché se non mi sporco col mascara non sono contenta. Cioè io dico, non è che posso chiuderlo normalmente, no, devo spalmarmelo sul dito, ma perché? Vabbè, infatti anche, guardate da vicino, è tutto sporco sopra, adesso mi devo pulire. No! L'ho spalmato nei capelli. Adesso mi cambio. E vi faccio vedere come mi vesto, anche se non lo so ancora, però adesso decido e vi faccio vedere. Comunque, alla fine ho fatto dei TikTok, delle storie, mi sono messa alla fine questo maglioncino qua, tutto pelosone, pieno calduccio. E niente, adesso mi vedo con Giada a fare disastri di sicuro. Quindi già dalla prossima clip mi vedrete appunto con Giada. State pronti perché so già che combineremo dei disastri, però vabbè. Allora, iniziamo con il correttore per coprire le mie orribili occhiaie. Allora, prendiamo il correttore che è più avanti. Ok, lo apriamo. Scusate, mi metto mattina, sono un po' così. E lo mettiamo sotto le occhiaie. Le occhiaie. Ok, dall'altra parte. Perfetto, adesso prendiamo la Beauty Blender, chiudiamo il correttore innanzitutto per prima cosa.
adesso prendiamo la Beauty Blender, che è proprio lì. Oh, questa qua fucsia. E spalmiamo il il correttore. Perfetto, proprio così. Lo stendiamo bene. Non è tenuto. Lo stendiamo bene. Perfetto. Adesso, per opacizzare, prendiamo la cipria, che è proprio... è lì. Ok, no, l'altra. Eccola qui. Adesso apriamo questa bellissima cipria che uso io. E prendiamo anche l'apposito pennello, che è qua. Esattamente. Guardate che carino. La spalmiamo. Lo passiamo bene dappertutto, uniforme. Perfetto. Come nuove, adesso chiudiamo la cipria e la mettiamo al suo posto. Prendiamo il blush, perché sono proprio pallida oggi e quindi dobbiamo darci un po' di colore. Eccolo lì. Lo prendiamo, lo apriamo. Ok, allora prendiamo questo pennello che è già dentro e togliamo ovviamente la carta, perché sennò come faccio a metterlo? Perfetto, adesso lo mettiamo sulle guance per dare un po' di colore. Così spalmiamo bene, un po' sulle guance. Dall'altra parte. Oh, che carina. Adesso basta. Adesso basta, ne ho messo troppo. E prendiamo il bronzer. Eccolo qui, no, l'altro. Scusatemi che ogni tanto li confondo. Lo apriamo, anche questo ha già il pennellino dentro. Scusatemi, ho le mani di pasta frolla oggi. Prendiamo il pennellino e togliamo la carta, ovviamente. Sennò come facciamo a utilizzarlo? Non si sa. E lo mettiamo qua. Che cosa vuol dire qua? Lì, dove si mette il bronzer. Dall'altra parte. Perfetto. Adesso prendiamo l'illuminante perché ci dobbiamo un po' illuminare. Prendiamo il pennellino, che è un po', ho le mani un po' così, e lo mettiamo sugli zigomi per illuminarci. Sugli zigomi, no, sugli zigomi. Scusatemi che non so riconoscerli. Ok, adesso dall'altra parte. Perfetto. Adesso un po' sul naso. Sul naso, sulla punta del naso, ragazzi. Adesso è il momento del mascara. Lo apriamo. Questo qua è quello che uso io. Ho delle ciglia stupende. Mettiamo sia sulle ciglia sopra. Ok, dall'altra parte. Sulle ciglia sopra. Ok, e adesso sulle ciglia sotto. Perfetto. Stupendo, ragazzi, infatti io prima infatti vi ho detto che avrebbe fatto delle ciglia stupende. Infatti guardatele, sono stupende o no? Adesso prendiamo il rossetto, è stupendo, guardate questo qua. Ok, sul labbro. Perfetto. Perfetto, ragazzi, il nostro make up di oggi è finito. Spero vi sia stato utile questo tutorial breve, un po' fatto alla veloce, però è uscito bene, tutto sommato. Adesso ve lo mostro anche da vicino. Guardate qua che carina. Dopo questo make-up mi è venuta sete, perché ho fatto molta fatica, e quindi adesso beremo un bicchiere d'acqua tutti insieme. Prendiamolo. Perfetto, e adesso beviamo. Ma sei pazzo! Sono affogato!
con cosini di cioccolato dentro, dopo aver fatto disastri sul mio bel faccino, come avete visto poco fa con Giada. Adesso Giada è andata a casa, io adesso faccio merenda, poi mi sistemo un attimo e vado a fare una spesa molto veloce. E devo prendere, cioè devo, vorrei prendermi anche un maglione natalizio per me e uno per Trilli. Quindi dopo glielo metteremo insieme, se se lo può mettere, speriamo di sì. Comunque, Trilli ne sarà contenta. Ciao! Amore, dobbiamo mettere il vestitino. Allora, ah, sei scivolata! Ah, ma mi aiuti? Per favore. Ma sei bellissima, solo che ti impigli ovunque. Guardate. No. No, amore. Comunque, dopo aver traumatizzato Trilli, traumatizzo anche voi con il mio pigiama da zebra stupendo. Niente, ho mangiato e adesso appunto mi sono messa il pigiama perché adesso andiamo a struccarci tutti insieme e poi stasera ovviamente Netflix e relax perché domani mi devo svegliare presto perché ho le lezioni appunto presto. Quindi adesso venite con me a struccarci. Innanzitutto mi faccio la coda perché sennò mi vanno tutti i capelli davanti e non è bello, quindi coda. Eccomi qua, ho fatto la coda e quindi adesso ci strucchiamo. Mi sono struccata, adesso mettiamo questa crema qui. Come nuova! Eccomi qua, sono ritornata, sono più o meno alle 9:30, adesso andrò a vedere Netflix, però appunto prima di vedere una serie TV vi do la buonanotte. Se vi è piaciuto questo vlogmas lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così riceverete tutte le notifiche e non vi perderete nessun video. Noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Buonanotte!